Allora, lavorato bene? Oh, bentornato a Milano, perché ormai tu sei romano d'adozione, vero? Beh, insomma, sì. Vado e vengo. So tra l'altro che la tua presenza milanese ti serve in questo momento, perché tu sei un mostro. Mostro perché è il titolo del tuo film, di successo e di cui si parla bene. Ti ringrazio, sei molto gentile e sono particolarmente felice, ti dirò, di essere qui, perché ho approfittato per vederlo, il mostro, senza che il pubblico sapesse che io ci fossi, perché alle prime non si può andare, quando poi è annunciato sarà presente l'interprete è un dramma per me, perché non puoi far nulla, perché c'è sempre quello che appena fai una cosa dovrei lì, oppure una scena, non so, con una ragazza, un'attrice. Quel Dorelli lì, vai. Cioè, sono tutti commenti, allora comincio a sudare. Mi sento in imbarazzo, per cui l'altro ieri sera... Finalmente l'hai visto questo film? Sì, è un film che mi piace moltissimo, perché è drammatico, e c'è un giallo e anche spiritoso, insomma. Vabbè, basta così. Sì, tu sei un nuovo uomo del cinema, ma da tanto tempo che hai diventato. Quanto tempo fa? Insomma, direi che sono circa, dunque, 19 anni dal Festival di Sanremo. Beh, 22. 22 anni. 22 anni. Ma una vita. E come hai debuttato? Come hai debuttato? Beh, come ho debuttato, come tutti i giovani. Ho cominciato a fare degli spettacolini con mio papà, poi dopo ho debuttato nel 56 facendo una piedigrotta a Napoli. E devo dire che Napoli mi porta fortuna, perché poi l'anno dopo feci anche l'avan spettacolo a Napoli. L'avan spettacolo è una grossa scuola, bisogna... Devo dire di sì. E poi dopo così, adagio, insomma. Io però non posso parlare di molta gavetta, perché sinceramente, come ho già detto in altre occasioni, sono uno abbastanza fortunato. Per cui... Senti, ma non c'è un aneddoto legato al mondo dell'avan spettacolo? Perché l'avan spettacolo succede di tutti i colori. Perché... Beh, sai, il mondo dell'avan spettacolo è simpatico, è particolare, ci sono aneddoti certamente, ma io... Dal 55 al 58, più che altro, la fatica è stata perché avevo un dramma, un difetto. Quale? Guarda come ti capisco, guarda. Grazie, caro. Sono usati, però. Grazie, caro. Perché io sudavo già dietro, capisci? È rimasto attaccato. Non ti vergognare, asciugati. No, ma che male c'è? Che il colore raddoppia le luci e uno non c'è... vai. No, ti sto dicendo che avevo un difetto nella R. Cioè io avevo l'R moscio. È una cosa che racconto volentieri perché... può servire anche eventualmente a chi vuole fare l'attore, il cantante. E l'R moscio io ce l'ho ancora adesso, solo che facendo un certo tipo di scuola, che poi ti spiego, sono riuscito ad eliminarlo. E se adesso parlo normalmente, tu lo senti, no? Senti un po'? Non so, Roma... Ah, vado, sì, ce l'ho. Sì. Solo che facendo un piccolo accorgimento, naturalmente, va via. Sì. E allora quelli sono stati giorni drammatici, perché quando facevo l'avan spettacolo, insomma, mi presentavo vestito di bianco, e cantavo New York, sai, con questa remoce così, insomma, era un disastro. Un disastro perché non c'era mai un applauso, io lo sapevo già, alla fine della canzone andavo via sull'acuto, andavo già in quinta, capito? Tanto non succedeva niente. E una volta a Roma, mi ricordo, al Cinema Teatro Reale, si faceva uno spettacolo... Quella è remoce, lo dico, reale. Reale, sì. E si facevano 4-5 spettacoli, mi ricordo, e si cominciava alle 12.30, 12.30, un disastro, insomma. E ho detto, ma chissà chi verrà a un certo punto a vedere alle 12.30 uno spettacolo. Comunque, sono uscito. C'erano dei ragazzi in prima fila, un po' di gente, ho detto, però, e mi sento chiamare, Johnny, ho detto, qui mi conoscono. E appena mi giro a metà canzone, cioè a metà prima canzone, vedo un romano in prima fila che mi fa, ah Johnny, io mi sono girato contento e mi fa, che miseria, Io, a dire la verità, ho intuito, però ho fatto finta di dire a me stesso, vuoi vedere che non mi sente, il microfono non funziona. Allora ho guardato dietro le quinte, visto che tutti ridevano, ho detto, ho capito benissimo. E allora questo si è fatto 5 spettacoli, all'una ancora stava lì, capito? Ogni volta uscivi? Sì, e poi io devo dire la verità, non è che lo aiutassi molto a dissipare questi dubbi, sì. Le remoscio, vestito di bianco. Poi si faceva passerella ogni spettacolo, sai, con le ballerine, la Venere coi baffi, tac, col gestino, e quello, beh. Hai capito? Vabbè. Comunque siamo arrivati poi, mi ricordo, a Milano, c'erano 3 attori simpaticissimi che avevano lo stesso difetto mio. Cioè erano Ravazzini, aspetta, e Sorrentino e Lucio Flauto, tutti con le remoce. Mi hanno detto, guarda, per noi può anche andare, ma un cantante col microfono che canta con le remoce, fanno, no, non si può, allora non si poteva. Poi tra parentesi, qualsiasi disco mio che andava in radio era bocciato. Certo. Chiaro, allora si usava così. Allora mi fa, perché non studi, non te lo togli? Io ho provato col Sassolino, non il Sassolino, c'è il sistema, ce l'ho. Fa, prova quello che facciamo noi. Tu devi mettere la D al posto della R. Come la D? Sì, invece di dire Roma, devi dire Doma.
Perché se tu noti bene, la D la si dice con la lingua contro il palato, sì, no? Sì. Della stessa posizione della R. E mi fa, e tu ti alleni, poi adagio adagio col fiato, comincia a farla vibrare, e io impazzito. Vado a casa di notte, di giorno, a studiare questo difetto da togliere. Mi ricordo che allora si viveva a Meda, palazzo di famiglia, io dormivo con mia nonna, e c'era un armadio che ci divideva, l'ho fatto impazzire sta povera donna, perché cosa vuoi fare? Tutta la notte io Roma, non so, Dolla Do. Sì. Sempre ad allenarmi, Pippo Baud, manco una R, cioè. Non lo so. E chiami Pippo Baurdo, così ti viene facile. Mamma, buongiorno, sì, c'è sì, la R. Sì. Tortora, ce l'ha persino. Corrado, Corrado. E tu senza R, mio. Adesso mi suicido. Comunque una notte ho scoperto che ho detto Roma. Sono impazzito, ho svegliato tutta la casa. E allora ho detto a mio papà, vieni domani allo Smeraldo, perché eravamo passati allo Smeraldo, visto il successo dall'odio, sì, siamo passati allo Smeraldo. Allora, ho detto, papà, io canto una canzone con la R, quella vera. Mi fa, ma no, Giorgio, ti dico di sì, fa, ma no. Tento, guarda, sono sicuro che ce la faccio, ho studiato. E nel secondo tempo avevo questa canzone, Luna Napoletana, e che il povero Danzi mi aveva scritto per facilitarmi il compito, ed era, c'era una frase, ha un cuore marinaro, l'amor sincero dovrà parlare. Ho detto, Danzi, quando l'ho trovato, non è possibile. Va bene lo stesso, fa, vabbè. Allora mi metto lì, mio papà era nell'angolo, al secondo tempo, lo guardo e mi fa, sta tranquillo, allora comincio, Luna Napoletana, taratarata, poi, ha un cuore marinaro, l'amor sincero. Un inferno! Vabbè, questo è il nuovo spettacolo di queste, mi è venuto queste a storie, di questi aneddoti. Mi ha detto complimenti dietro le quinte, bravo. Tuo padre? Mi ha salutato come hai salutato tu Pippo Caruso la settimana scorsa. Sì, sì. Senti, adesso sei uomo di cinema, voglio farti una domanda, il pubblico è curioso, io mi metto nei panni, sì, dell'uomo della strada. Fai questi film, hai avuto molte partner, molte parti importanti, no? Beh, ho lavorato con, sì, molte, sì, attrici, sì, certo, importanti. Quali, per esempio? Beh, non so, adesso, a parte che non ne ho fatti molti, ma insomma, adesso diciamo la Vitti, la Melato, Agostina Belli in Cara Sposa, Sidney Rome, la Ippolito nel Mostro, Ursula Andress. Quella in Testi. Beh, adesso non l'ho detto perché è in testa o così. No, no, quella che fila con Fabio Testi, questo volevo dire. Ah, ho capito male, scusa. No, non so se fila con Testi, no, non mi interessa di queste cose perché, sai, ogni settimana bisogna un po' seguire il bollettino, sai, dei settimanali. Lì succede che una settimana, allora io non sono abbonato all'Eco della Stampa, ne so qualcosa perché la mattina esco e ho sempre un amico, un giornalaio che gentilmente... o compro i giornali, oppure passo, Dorelli, ci siamo. E allora vado a controllare, o io o mia moglie ci siamo. Se poi vado, sì, a casa e dico, stavolta è andata meglio a me. Oppure e poi dice, ah, ma tu questa qui non me la dovevi fare Johnny, ti dice Caterina, sì, certo, con Aveninchi no, non è il caso, capisco le cose, no, che perché succede. Poi la cosa più bella, l'ultima settimana mi è capitato di fare, è rientrato a casa. Cioè, nel senso che avevo già lasciato casa. Ma lì è difficile, perché ogni volta che tu vai a lavorare, esci con le valigie, c'è uno che dice, è uscito con le valigie. Beh, certo. Poi quando rientri, fai, è ritornato la moglie. Ed è vero, tecnicamente è vero. Cioè, non puoi nemmeno dire che non è vero. Senti, Johnny, io metto sempre da parte dell'uomo della strada. Quando, sì, fate questi film un po' così erotici, tu non fai film vietati, un po', diciamo, erotici, un po' spintarelli, ecco. Sì. Quando ci sono queste scene un po', io mi metto... L'uomo della strada è sicuro. Detto, scusa, sto fatto dell'uomo della strada, secondo me è una curiosità tua. Balla. Tu hai l'occhio un po' da maniaco sessuale. Senti, come si fa? A fare che? No, come? Dico, questi... Come viene, va? Ti dirò che io, adesso, non è che lo voglio raccontare perché voglio sminuire il problema. Il mio dramma, quando faccio i film, guardo sempre le scene, perché quelle lì sono le cose che meno mi sento di fare, mi sento a disagio, quello che ti dica. Poi mi subentrano dei problemi talmente stupidi, non so, perché poi dico, lo va a vedere mia madre, i miei figli, mia moglie, ma cos'è sta roba? Sa, non riesco, divento, sai, una specie di manichino, fa abbracciala. Sai, quelle cose, mi sono successe delle cose tremende, insomma. Dimmi, questa Guarda, hai visto? No, adesso per esempio ci sono dei momenti in cui naturalmente l'attrice si spoglia. Io no, per via degli incassi, se no crollano. Certo. Però dico, ci sono dei momenti, nei miei film non si spogliano mai nel modo in cui tu pensi. Sì, sì. Però è chiaro, fai 7-8 prove, poi di colpo, tracchete, si gira.
E non ci pensi, sinceramente, no? È un fatto così, si pensa al lavoro e basta. Però devo dire, quando invece ci sono le scene del bacio, quelle cose lì mi rovinano. Mi ricordo... No, aspetta, mi ricordo in Cara Sposa con poverina la Belli, mi dovevo buttare su di lei e lì già l'avevo rotta. Infatti c'è stato un momento, perché sai, con questo mio garbo, sì, sì. Oddio, e poi dovevo abbracciarla, lei era vestitissima, e baciarla e poi così sul letto girarsi un po', insomma. Io, credendo di fare una cosa simpatica, vista la mia ignoranza, perché mi guardi così? Mi aspetto la... Continua, dai, continua. Avanti. No, nel momento in cui dovevo baciarla ho pensato, sai quando si prendono così le fa... Guarda come ci sta poi. No. E allora le ho messo le mani in viso, cosa che non si dovrebbe mai fare, perché capisci che tu deformi l'attrice. Allora io ho continuato a toccare un po', poi con questa mia grazia che mi ritrova. E lei gentilmente faceva, sai, per non fermare il ciak, faceva con la mano, tirava via, e io con l'altra ancora. Insomma, non era più Cara Sposa, era Tentacoli. Allora il regista gentilmente mi fa, togliti. Io dico, volentieri. Prego, te la faccio vedere io. L'ha fatta in un modo fantastico. Allora io ho detto all'operatore, ma se gli mettiamo i miei vestiti, la fa in campo lungo, la fa lui. Giusto. No? Ma tu, telefonami. L'ho detto io. No, adesso non è... Ma tu mi chiedi tutte queste cose del cinema, tu hai fatto film prima di me, cosa parli? Ma io devo dire che ho debuttato in cinema prima di te, veramente. Sì. Tu hai fatto grandi cose, io ho debuttato in cinema. Il mio primo film è stato Zun 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 numero uno. Oggigiorno, adesso noi ridiamo, ma Zun 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 oggigiorno potrebbe essere un film eroico. Ho fatto anche Donna Rosa, un successo. E anche io avevo di queste... ho fatto una scena di questo tipo. Sì, sì. Con chi? La partner. Eh sì, con chi la volevi fare? Non so, il partner. Era Bice Valori. Dovevamo anche noi fare questa cosa. Poi è intervenuto Panelli, dice a casa basta, non se ne parla più. Non ho capito perché hanno riso, dicevano, hanno riso, è il massimo dell'erotismo. Sì, e infatti l'hanno tagliata quella scena. Sì, 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 dice il pubblico forse ci resta male. Vabbè, abbiamo parlato di Avaspettato, abbiamo parlato di cinema, adesso parliamo di canzone, perché parlare sì. di canzone con te è un fatto eccezionale ormai. Ah, sì, un fatto, non canti più. Non canto più da un po' di tempo. Ti volevo raccontare una storiellina, perché l'ho raccontato a mio figlio. Posso? Ma certo. No, perché io sono elasticissimo, basta dirmi di no, passo avanti. Sì, sì, sì. Ci vogliono 10 lire per incominciare e 1000 lire per smettere, o un miliardo per smettere. No, siccome vengo pochissimo, poi adesso forse sto esagerando. No. Ma è una cosa simpatica di un signore che, avendo la moglie in campagna, e va a letto presto dopo, sai, una giornata molto calda, la faccio breve, e si sdraia finalmente, dice, mamma mia che giornata, e c'è una zanzara in camera, che non sono come le mosche, quando tu spegni la zanzara viaggia, la mosca si ferma, quella invece, tac, poi rimane lì e sente zzzz. Ho capito, vabbè, non si dorme, la devo beccare. Allora lui accende la luce, prepara una specie di faretto, si mette dietro una tendina trasparente, spegne tutte le luci e aspetta. Me l'ha raccontata mia cognata, aspetta. Sì. Aspetta, dice, arriverà attratta dalla luce. Infatti, dopo 2 minuti, tac, la zanzara arriva, lui la acchiappa, non la uccide, signora, non si disperi. E guarda, sai, nella mano, guarda la zanzara, che era lì con gli occhietti che guardava la luce. Allora lui la guarda lì e allora prende l'altra mano e comincia così. E canta una ninna nella rula rura ra ra, e si vede sta zanzarina con gli occhietti la rura ra 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 ra, intanto la cullavano, finché la zanzarina tac, quel momento lì lui l'ha ripagato con la stessa moneta, ho portato via troppo tempo, chiedo scusa. No, mai. Adesso cantaci la canzone, che è un successo. Tu hai lasciato la radio questa mattina con Buona Domenica a tutti. E ho detto che venivo da te. Certo. E adesso la canzone sigla di questa trasmissione, che è già un successo. Ti ringrazio molto. E si intitola? Sto. Sto. Ciao. Io me ne vado. Johnny Dorelli. Sto con gli occhi chiusi, sto pensando a te, a quel far l'amore ancora mezzi addormentati, spettinata coi capelli sulla fronte. Sto
pensando a quanta voglia ho di te. Ti spogliavi al buio per un senso d'innocenza che perdevi a poco tra i muri della stanza. Sto ancora qui ad aspettare un po'. Sto cercando di convincermi che tu non puoi darmi quello che io cerco in una donna, l'allegria dei giorni più felici. Ma sto varando con me stesso perché so l'importanza di tenerti accanto e di parlarti, carezzarti dolcemente, scivolar sulla tua pelle. Sto ancora qui ad aspettare un po'. Tu donna, l'angelo, io di cieli non ne ho più. È stata mia la voglia di andar via, ma un po' di colpa ce l'hai tu. Non vorrei passare un'altra sera tra i ricordi, ma la mia malinconia non vuole andare via. Sto pensando a quanta voglia ho di te, al piacere assurdo di sapere che domani sceglierei un'altra volta di morirti tra le mani. Sto ancora qui ad aspettare un po'. Giorno, grazie per la canzone, ti regalo la nostra Isotta e il biglietto della Lotteria Italia, che ci sia quello che contiene 200 milioni. Ma tu non hai bisogno di queste cose, hai successo. Speriamo in un attimo. Senti, facciamo non andare via, perché tu sai, devi fare da consigliere al nostro concorrente, alla nostra vincitrice Patrizia.